Mattinata ad alta tensione a Santo Stefano del Sole. Prima sono state trovate delle scritte sui muri del centro storico, poi un uomo di 40 anni si è barricato in casa. Difficile, almeno per il momento, stabilire se ci sia correlazione tra i due episodi. Al loro risveglio, i residenti del piccolo centro irpino hanno trovato buona parte del centro storico imbrattato da scritte fatte con vernice rossa a spray: morte, sangue, franco russo, santità, Dio è morto, no c'era Caserta. Sono alcune delle parole scritte anche davanti alla sede dell'ufficio postale, danneggiate inoltre alcune auto parcheggiate lungo il tragitto. Anche a lei hanno danneggiato l'auto? Eh sì, l'ho trovata con la striscia di vernice rossa, un po' dai vetri si è tolta facilmente dalla carrozzeria, devo vedere un po' come toglierla. Bisogna capire se è una ragazzata o chi per esso, pare che non ci siano grossi danni. Sono intervenuti stamattina anche i carabinieri, hanno verbalizzato, insomma. È un po' di vernice sulle macchine. L'uomo si è barricato nella sua casa di Sozze di Sopra, frazione del centro irpino. Al quarantenne, che si è separato da poco la moglie, sarebbe stata tolta di recente anche la patria potestà sulla figlia. Sul posto carabinieri, ASL e vigili del fuoco impegnati a tranquillizzare l'uomo ed evitare qualsiasi situazione di pericolo. Per il parroco del paese, Don Antonio Stolfa, è molto probabile che l'uomo sia anche l'autore delle scritte. Stiamo ancora aspettando l'ufficialità della cosa, però sembra che una persona che non è stabile psicologicamente abbia fatto questo, una reazione con molta probabilità al fatto che gli hanno tolto la figlia, separato dalla moglie, per cui ha reagito in questo modo.